this way, thanks to COVID 19, has fostered a sense of community, of a community not only local community, but a national community in our case, but also an European one. So I thank you so much, European Schoolnet, and in the person of Ruth and Mattia. I don't know if Ruth, you want to say something. If not, Just to say, I can move in Italian language as you like. just to say that it's a pleasure to be here. Any kind of technical support, I'm here for you. Yes, and I think more and more we should I be cannot like a hear big you. community and working all Go ahead, go ahead. I cannot hear you. Ok, Posso sì, iniziare? non so se mi sentite perché non sentivo tutto Sì, silenzio. Ok, allora buon pomeriggio ancora. ci si sente. Ok, perché non sentivo niente, non sapevo se Ruth voleva parlare oppure no. Quindi chiaramente ringraziamenti a Ruth e all'European Schoolnet e come ho detto io trovo che anche questa, la loro disponibilità estrema e non dovuta per questi nostri incontri, anche non solo di Mattia, insomma, anche di Ruth che è responsabile di una serie di progetti, tra cui appunto Amgentic, ha in qualche modo ci fa sentire veramente parte di una comunità molto più ampia e quindi che preme per un'educazione di senso, diciamo, non solo europea. Quindi io trovo che, come vi ho detto l'altra volta, nel Moodle dei centri IPSE sono disponibili sia tutte le presentazioni e i video che sono stati mostrati qui. Questi webinar sono registrati, quindi alla fine mi saranno dati i link ai vari incontri, quindi avete una doppia doppio recording, cioè una doppia possibilità, insomma, in modo tale che sentite anche le cose sulle quali ci siamo un po' confrontati. Trovo che in entrambi i precedenti incontri ci sono state una serie di spunti che possono essere veramente curvati e quindi non rubo più tempo e passo la parola alle due responsabili storiche del centro della Lombardia, a Rosanna e Franca e a Daniele che è un loro eccellente allievo, lo di direi. Quindi mi zittisco e passo a voi la parola. Allora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Sono Franca Pagani che, come ha detto Anna, assieme a Rosanna Latorraca, siamo i responsabili, nonché diciamo, formatori, tra virgolette, del centro IPS della Lombardia. È chiaro che anche abbiamo la collaborazione anche di un gruppo di trainer, per fare tutte le progettazioni. La nostra sede è l'Acquario Storico, l'Acquario Civico di Milano. Che cosa faremo oggi? Questa è la scaletta, di questo intervento, cioè prima faremo una breve presentazione dell'intero corso di formazione che abbiamo tenuto quest'anno in presenza a Milano e che per fortuna abbiamo concluso, quasi concluso prima del lockdown. Mancava solo, l'incontro finale di valutazione e di presentazione delle sperimentazioni che i docenti dovevano fare in classe e purtroppo anche due seminari di approfondimento, uno tenuto dal professor sarebbe stato tenuto dal professor Dario Bressanini sulla scienza delle verdure e uno sull'economia circolare tenuto da un giornalista ambientale e geografo che è Emanuele Bompà. Ci riserviamo l'anno prossimo di recuperarli. Poi quindi presenteremo due attività IPSE che abbiamo svolto in questo corso, respirazione e fermentazione, dove abbiamo cercato di inserire anche degli appunti e dei suggerimenti per poterli svolgere a distanza o completamente o parzialmente.
Dopo vedremo la differenza. Allora, fare biochimica con l'Ipse o fare biochimica investigando era un corso che però era stato preceduto da uno sugli alimenti, che era basato sui cinque colori da introdurre nella dieta in collaborazione, ed era stato svolto in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. Questo ve lo dico perché su questa slide compaiono queste foto di ortaggi e frutta, che sono stati in entrambi i corsi i materiali utilizzati nelle varie attività IPSE, nell'ottica sempre di utilizzare per le attività sperimentali dei materiali facilmente reperibili. In particolare quest'anno abbiamo usato come materiale sperimentale soprattutto le banane. Il corso propone sempre, era un corso di primo livello per l'IPSE, quindi c'è tutto il discorso metodologico dell'IPSE, però sono state affrontate delle tematiche fondamentali nei corsi di biologia, quindi ad esempio i principali composti presenti negli esseri viventi, cioè le biomolecole, gli enzimi, le trasformazioni chimiche nei viventi, la classificazione dell'evoluzione. A secondo del target degli studenti, che possono essere della secondaria di primo e secondo grado, queste tematiche sono state affrontate a diversi livelli. Alcuni addirittura ci siamo accorti che possono essere adattati anche alla primaria. Quali sono stati gli obiettivi di questo corso? Li abbiamo messi sempre come al solito, divisi in conoscenza, abilità e competenze. Gli obiettivi di conoscenza sono quelli che caratterizzano la biochimica, con l'aggiunta, di conoscenze sulle biodiversità e selezioni. Le abilità sono quelle, che dovrebbero, connesse all'attività sperimentale, cioè all'attività di laboratorio, che non necessariamente comunque deve essere svolta in un'aula di vita laboratorio, può essere fatta anche in una classe. Un'aula normale. Per quanto riguarda invece le competenze, sono Scusami, quelle dei corsi. Sì. Franca, scusami un attimo. Allora, abbiamo tutti lo stesso problema, nel senso che non vediamo la parte destra delle tue slide. Quindi, se tu le metti non a presentazione, così almeno riusciamo a vedere perché abbiamo una parte destra Devo troncata. tornare indietro? Non c'è bisogno perché, insomma, non c'è bisogno. Basta che non metti a presentazione, così ecco. No, se Però non vedete il mio metti. schermo? Non penso sia il tuo schermo, penso No. che, ecco, forse sì, così va bene. Se lo puoi ingrandire un pochetto, ma comunque va meglio, così lo leggiamo. Ok? Vedo più grande, Più grande lo puoi così. mettere sicuramente sotto, anche muovendo quella, cioè quella piccola Sì. levetta. Ok, se lo Sì, metti la un po' più levetta, però grande, vedo, cioè. va bene. La Io vedete? penso che Si così vede? è certamente meglio di prima. Sì, perché era Devo troncato tornare prima. indietro? Penso di no, perché insomma il senso delle cose va bene così. Andiamo avanti. Grazie. Piccolissimo lo schermo. Si vede Sì, ma piccolissimo lo schermo. lo vedo piccolo dello schermo. Fa fatica a Sì. leggerlo. E puoi ingrandire ancora. Grazie. Vedi se riesci ad Sì. ingrandirlo ancora. No, devi andare quella levetta che sta giù, quel pallino più o meno, te lo Sì, ma fai un po' il più disco grande aspetta, e devi non allargare vedo. la finestra. Se allarghi a destra la finestra, si riesce a vedere di più. Adesso si è È il inserito questo problema dei qui. Mac, forse a volte. Così? Adesso si vede lo schermo, si vede tutto lo schermo, Franca, ma Ok. bisognerebbe ingrandirlo. Ma Allora, basta che lo adesso ingrandisci. Ok, le gradisco così, aspetta. Perché ingrandiscilo un po'. sennò scompare. Sì, ok, un altro Così. poco. Ok, va bene, d'accordo, grazie. Opa, ok, a Sì. posto. Aspetta che forse. Così si vede ancora. Ok, stavo parlando degli obiettivi divisi in conoscenze, eccetera. Siamo arrivati alle competenze. Che sono quelle della metodologia IPSE che si possono acquisire appunto con l'IPSE.
Poi qui abbiamo voluto aggiungere anche le cosiddette soft skill o competenze di cittadinanze, cioè lavorare in gruppo, rispettando le opinioni degli altri, saper argomentare e saper affrontare problemi nuovi superando le difficoltà. Questo perché ormai sono le competenze richieste dal mondo del lavoro. È chiaro che anche se lo facciamo in una scuola primaria, secondaria, eccetera, non è che poi improvvisamente alla fine dell'università le acquisiscono, ma devono partire dagli anni precedenti della scuola. Questa è la mappa completa di tutto il corso, diviso nelle tre categorie fondamentali degli argomenti che abbiamo preso in esame. In particolare, vedete, quelle scritte in rosso sono tutte le attività IPSE fatte quest'anno. Ad esempio, alcune come l'imbrunimento, la maturazione, sono delle attività che possono essere anche adattate alla scuola primaria. Abbiamo provato. Mentre quelle che tratteremo oggi sono queste due con l'asterisco. Due parole per il perché abbiamo scelto la banana come materiale sperimentale. Prima di tutto mi sembra abbastanza chiaro che è facilmente reperibile nelle diverse fasi di maturazione, questo è importante per alcune attività, durante tutto l'anno, quindi non ci sono problemi per fare le attività durante l'anno scolastico in qualsiasi momento, però anche perché si prestano a percorsi interdisciplinari che possono essere utilizzati, ci siamo accorti, leggendo adesso le linee guida che sono uscite per l'insegnamento dell'educazione civica. Ad esempio, nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità ambientale, abbiamo visto che questi approfondimenti interdisciplinari sono ad hoc proprio per questo ambito dell'educazione civica, in particolare selezione artificiale e biodiversità. L'agricoltura intensiva e biologica, l'economia globale, cioè paesi produttori e sostenibilità ambientali, e poi anche fino a prendere in considerazione l'economia circolare, di cui adesso si parla tanto, e dove abbiamo potuto inserire anche un'attività sperimentale. Appunto nell'ambito dell'economia circolare, quello di utilizzare le bucce di banana per fare delle bioplastiche. Prima attività IPSE, quello sulla respirazione. Allora, prima di tutto premetto che per queste due attività c'è stata, voglio nominarla, una intensa collaborazione sia nella progettazione che nell'attività informazione della nostra tutor Grazia Ceruti che insegna alle superiori. Chiusa questa parentesi, un'altra premessa è che le slide che presentano questa banda arancione sono slide, cioè sono parti di queste attività che possono essere anche effettuate con la didattica a distanza, sia nei corsi di formazione per i docenti, sia anche per delle attività invece direttamente in classe. Per cui, come siete già abituati, prendiamo in esame le varie fasi dell'IPSE, mettendo in evidenza i vari passaggi. Quindi si parte da un engage con una messa in situazione. Questa messa in situazione è presa come un esempio di un'attività che può capitare nella vita quotidiana sia dei docenti che degli alunni, ed è questa. Alcuni tipi di frutta e verdura vengono venduti ricoperti di una pellicola trasparente per limitare il contatto con l'ossigeno e rallentare la respirazione. I broccoli, per esempio, hanno una respirazione elevata e spesso si trovano ricoperti di plastica anche quando vengono venduti sfusi. In pratica, frutta e verdura sono ancora vivi e respirano quando le troviamo al supermercato. Le mettiamo nel carrello delle spese e la conserviamo in casa nostra. Qui anche la conservazione in casa nostra si può far notare. Sia i docenti che cioè è doppia la cosa perché tutto quello che si fa in corso di formazione poi il docente lo farà in classe. Ad esempio, facendo notare come nel cassetto del frigorifero, quello dove si conserva la frutta e la verdura nella parte inferiore, se è ricoperta da un piano di vetro, può
dare origine a queste gocce di acqua che si formano e quindi anche qua può essere un fatto che succede tutti i giorni che può determinare il coinvolgimento degli alunni. Quindi da qui emerge una domanda investigabile: com'è possibile dimostrare che la frutta respira? Abbiamo fornito questi materiali, delle provette, dell'acqua, una banana. In questo caso abbiamo usato sempre banane mature, pipette, contagocce e poi un colorante, Janus Green, che è un colorante che cambia in colore in funzione della quantità di ossigeno presente. È azzurro quando c'è l'ossigeno e vira rosa quando l'ossigeno, diminuisce e è assente. Poi un indicatore universale e dell'olio di semi. Non quello di oliva perché essendo acido potrebbe interferire con i risultati sperimentali. Nel caso degli studenti, quella domanda potrebbe cioè generare anche dei dubbi, nel senso che per gli studenti la frutta staccata da una pianta non è più un essere vivente, è morta, mentre con questa attività si ha recupero di questa conoscenza. Quindi inizia la fase di explore. Quindi ai docenti, che può essere fatta anche in un corso di formazione a distanza, può essere data la scheda di lavoro con la domanda investigabile. I docenti a distanza possono formulare una loro ipotesi e una loro attività di progettazione e poi riportarla successivamente ritornando in collegamento. Quindi tutte le schede di lavoro che vengono consegnate sono esattamente quelle che poi verranno utilizzate anche dagli alunni. Quindi qui vedete la prima cosa è la formulazione di un'ipotesi. La frutta che potrebbe essere, che è emersa dai gruppi anche degli docenti, che la frutta respira se consuma ossigeno e produce anidride carbonica. Qui vedete i gruppi, questi in presenza, perché per fortuna l'abbiamo fatto in presenza, i gruppi dei docenti che stavano facendo questa fase di esplore. Allora, dopo che hanno progettato, abbiamo raccolto le procedure e qui ne riportiamo alcune. È chiaro che non sono procedure che sono comparse così a sorpresa. Io e Rosanna e la nostra tutor le abbiamo previste prima, quindi le abbiamo tutte saggiate anche perché dovevamo vedere quali materiali dare poi ai docenti per poter fare queste attività. E quindi è un lavoro anche per poi vedere quando fanno la parte sperimentale se vanno fuori, cioè se perdono un po' il tiro dell'attività. E quindi, e questo è quello che dovrebbero fare anche i docenti quando lo presentano in classe, cioè prima provare effettivamente tutto perché possono nascere osservazioni, cose che al momento dell'attività sperimentale degli studenti poi non si sa come gestirle. Quindi una delle procedure è questa, quella per verificare se si consuma ossigeno. Allora, sono due provette, in una si mette l'acqua, in tutte e due si mette una certa quantità di acqua, due gocce del colorante Janus Green, in una si inserisce un pezzetto di banana, l'altra invece rimane senza, che rimane quella di controllo. Si copre il contenuto con delle gocce di olio in modo da evitare lo scambio di gas con l'atmosfera, quindi si attende e si osserva. La seconda procedura che è emersa era invece per verificare la produzione di anidride carbonica. E quindi hanno questa procedura, questa progettazione prevedeva di mettere una banana in un contenitore insieme a
e aspettare e osservare il colore dell'indicatore universale che se, avrebbe dovuto identificare la produzione di CO2. Quindi si è passati alla fase sperimentale e questi sono i risultati e le osservazioni effettuate dai gruppi. Qui avete la provetta dove si vede che il Janus Green è diventato rosa, quindi questa c'è la polpa della banana matura, questo è l'olio che serve da isolante con l'atmosfera. Janus Green è diventato rosa, quindi che evidenzia che non c'è più ossigeno. Nell'altra procedura ci si è accorti che i tempi dell'attività di formazione erano troppo brevi per poter avere dei risultati significativi. Di conseguenza, questo gruppo ha rifatto l'attività in modo autonomo a propria casa e poi ci ha mandato i risultati. Infatti, ecco qui vedete la banana, la piastra con l'indicatore universale che anche se qui non si vede bene è verde scuro, che indica un pH neutro, che dopo un giorno, prima è diventata giallo l'indicatore, poi addirittura rosso. Quindi indica che qua c'è una saturazione di anidride carbonica e quindi se l'indicatore universale è virato. Poi un gruppo aveva fatto anche un'altra progettazione che però, visto che i nostri incontri non durano più di 3 ore, sicuramente non era possibile effettuarla, anche questa l'hanno sperimentata a distanza. Cioè l'ipotesi era cioè quello di verificare sia il consumo di ossigeno che la produzione di anidride carbonica. Quindi consisteva nel prendere 2 barattoli, in uno mettere una banana intera e chiudere col coperchio, l'altro di rimanere aperto senza banana. Hanno attendere 2 giorni, 1 o 2 giorni avevano stabilito, e poi aprire il barattolo chiuso e mettere in entrambi una candela accesa e osservare. Per cui ci hanno inviato questi 2 filmati dove qui vedete che la candela viene messa nel barattolo che è sempre rimasto aperto, la candela rimane accesa, indica che l'ossigeno è sempre presente e permette la combustione. Mentre, scusate, ma non riesco. Ecco, adesso riesce a partire. Quello che era chiuso con la banana, vedete che la candela a un certo punto si spegne, quindi indica che non c'è più ossigeno e che la CO2 si era depositata nel fondo. Quindi questo è possibile in una classe, è possibile perché basta lasciare il laboratorio e poi vederlo il giorno dopo. Quindi la fase conclusiva dell'IPSE è che, non va più avanti, aspettate. La risposta alla domanda investigabile è quindi qual è? La frutta respira perché consuma ossigeno e produce anidride carbonica. Al momento, anche nel corso di formazione, così come può succedere in classe, possono nascere delle altre domande. In questa attività, ad esempio, una domanda poteva essere questa: non è stata presa in considerazione una terza sostanza che avremmo potuto monitorare come ulteriore verifica della respirazione cellulare. Quale? Quindi questa diventa un'altra domanda investigabile, dove si può progettare. Questa ulteriore domanda poi l'abbiamo data per fare una sperimentazione in autonomia ai docenti. Ecco che cosa ci hanno mandato i docenti. Quindi l'ipotesi è che la sostanza che non è stata presa in esame è l'acqua sotto forma di vapore. Quindi la progettazione era un barattolo dove è stata inserita una banana chiuso con un coperchio. Dopo un giorno si è notata già la condensazione, qui c'è dell'acqua, del vapore acqueo e qui si vedono le goccioline di acqua. Quindi con questo hanno dimostrato tutte le
i reagenti e i prodotti della respirazione e quindi nel caso in una classe si recuperano tutti i concetti. La seconda attività invece ipse è la fermentazione. Anche qui siamo partiti da una messa in situazione di una tipologia un po' diversa rispetto a quella precedente. Abbiamo preso un articolo tratto da un sito web sulla lamentazione naturale, dove si parla di alimentazione naturale, la riscoperta dei cibi fermentati, dove si parla che l'uomo ha cercato di addomesticare la natura e ha sfruttato sia gli aspetti utili che dannosi. Ad esempio, i cibi se non sono conservati vanno a male ad opera di batteri, muffi, eccetera. L'uomo ha selezionato questi organismi che non sapeva neanche cosa fossero, però li ha utilizzati ai fini propri e ha sfruttato per fare il vino, lo yogurt, le bevande fermentate. In questo periodo c'è un po' una riscoperta di questi cibi fermentati. Soprattutto queste bevande perché ampliano un po' il contenuto di vitamine e poi sono importanti ad esempio per la flora batterica. A secondo poi nei vari paesi del mondo, a secondo delle culture alimentari, ci sono fermentati diversi. Quindi noi abbiamo preso i fermentati della banana proprio perché in alcuni paesi, Tanzania, eccetera, sono delle bevande che fanno parte della loro cultura. Quindi la domanda investigabile qual è? Cos'è necessario per produrre un fermentato di banane e come si manifesta la fermentazione? Sono sicura che tutti voi avete fatto attività sperimentali sulla fermentazione, però in questo caso si utilizza la banana come materiale per studiare la fermentazione. I materiali che abbiamo dato sono il lievito di birra, una banana matura, dell'acqua, palloncini, provette e un indicatore universale. L'ipotesi formulata è che in tempi brevi, con l'aggiunta di lievito, si produce CO2 e alcol etilico. Quindi, progettazione della fase sperimentale, anche qui solita scheda di lavoro. Qui vi ho fatto vedere un poster elaborato dopo la condivisione della prima fase di Explora con tutta la progettazione. Era per farvi vedere che anche nella fase di progettazione bisogna già predisporre una tabella per la raccolta dei dati, cosa che è fondamentale anche questo nell'ambito di un'attività sperimentale. La procedura emersa in un gruppo di lavoro è stata questa: di prendere quattro provette, in una mettere acqua e polpa di banana, in pratica nell'altra ancora polpa di banana e soluzione di lievito, nella terza polpa di banana, lievito e indicatore universale e nell'ultima solo polpa di banana e gocce di indicatore. Poi applicare alle provette dei palloncini e aspettare. Questi sono i risultati tabulati. Come vedete, tutte le provette avevano sia la polpa di banana che l'acqua. Si differenzia la provetta numero 2 dove c'è l'aggiunta di lievito, la provetta numero 3 dove oltre al lievito c'è anche l'indicatore. I risultati è che il palloncino della provetta numero 2, quella solo con i lieviti, si è gonfiata, nella provetta 3 è avvenuto anche qui il palloncino si è gonfiato e ha anche cambiato l'indicatore, cioè l'indicatore universale è diventato giallo. Questo indica quindi la produzione di anidride carbonica e la produzione di CO2. Questo è solamente le due provette, quella viola e la banana con il lievito, quella arancione col palloncino arancione e quella con banana e acqua. In tempi brevi, si è gonfiata solo quella con i lieviti. Quindi, risposta alla domanda investigabile. La polpa delle banane è ricca di zuccheri, con i lieviti fermenta in tempi brevi e si vede dalla produzione di gas, palloncino gonfio. Il fatto che questo gas possa essere, CO2 si può vedere anche facendo
poi uscire questo gas su una piastra con dell'acqua di bario, eccetera, si vede che CO2, però non l'avevamo chiesta. E il fatto che l'indicatore diventa giallo invece indica che questo gas è proprio anidride carbonica, quindi nella provetta si vedeva tutte e due. Poi se si annusa si può rilevare l'odore di gas. Anche qui possono nascere ulteriori domande. Com'è possibile produrre un fermentato di banana senza lieviti? Abbiamo dato questo compito perché chiaramente ci vogliono dei tempi più lunghi di farlo in autonomia. E questi sono i lavori, cioè l'ipotesi era occorre esporre all'aria la polpa di banana per qualche tempo e poi procedere come prima. Questo insegnante ci ha mandato queste foto dei risultati, questa è la partenza, abbiamo una provetta con la polpa di banana e l'acqua, l'altra ha voluto mettere della buccia di banana perché c'era l'idea anche che potesse dare origine alla fermentazione anche solo la buccia. Le due provette sono rimaste aperte per un giorno, poi sono state chiuse con i palloncini e questi sono i risultati. Quello con la polpa di banana si è gonfiato. Con la buccia di banana non è che proprio sgonfio, qui si vede poco, ma un pochino si è gonfiato, quindi un po' di fermentazione è avvenuto anche qui. Quindi la risposta qual è? Che l'esposizione all'aria permette ai lieviti presenti nell'ambiente di essere catturati dalla polpa di banana ricca di zuccheri ed effettuare la fermentazione. Quindi è un modo un po' diverso, cioè come metodologia di laboratorio è molto simile a quella che fate sempre. L'unica cosa che invece di mettere dello zucchero abbiamo messo questa banana. Grazie per l'attenzione. Adesso se volete fare delle domande, Rosanna eventualmente le raccoglie e vi risponde. Vi ringrazio. Posso parlare un attimo? Sì, Sì, mi parla tu sentite? adesso. Dunque, io volevo anche dire che di fatto da un po' di tempo a questa parte, cioè negli ultimi corsi che abbiamo fatto, abbiamo sempre lasciato uno spazio che noi chiamavamo compito a casa, in maniera che le persone potessero fare delle progettazioni, potessero lavorare anche su quello che non era stato fatto durante l'attività di laboratorio, durante l'attività in presenza. E devo dire che anche sulla maturazione avevamo fatto dato un compito a casa e devo dire che le colleghe sui compiti a casa sono molto diligenti, cioè ci mandano delle risposte, ci mandano delle immagini, ci mandano dei video di lavori che hanno fatto magari anche in classe con gli studenti, e non è detto che abbia fatto soltanto a casa. E questo mi sembra un lavoro produttivo nel mantenere con loro sempre un rapporto, no? Cioè noi manteniamo con loro un rapporto anche a distanza. Quindi il lavoro in presenza è importante, però con queste ulteriori domande, che noi chiamiamo ulteriori domande o compiti a casa, vediamo di mantenere con loro un rapporto anche di feedback, cioè vuol dire che sono entrati un po' nella logica dell'ipotesi, della progettazione, eccetera, eccetera. Ci mandano i loro lavori e a volte passiamo il tempo a correggerli, perché non tutti, di solito cercano di saltare il momento dell'ipotesi e passare subito alla progettazione. Nel lavoro che ci mandano ci devono essere tutte le fasi dell'ipse. Avete delle domande? Ho visto No, nella senti. chat. No, 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 allora, Anna, l'Anna Lepre ha chiesto se la doccia potrebbe contenere un inibitore della fermentazione. Io penso, abbiamo fatto una ricerca anche noi, dopo che ci avevano mandato il lavoro, non abbiamo trovato niente su questa inibizione della fermentazione. Potrebbe proteggere la polpa, questo non lo so perché nel lavoro di ricerca che abbiamo fatto non abbiamo trovato niente che ci dica che sulla buccia non c'è un inibitore. Grazie.
Poi Anna. la Simonetta chiede se ci può essere un'interferenza con i processi di imbrunimento dovuto all'ossidazione. Non ho capito che cosa voglio dire, cioè in che senso l'interferenza con i processi di ossidazione, cioè la produzione di CO2 o il consumo di ossigeno o la fermentazione. Se Simonetta vuoi essere con l'ossidazione, no, vuoi essere un pochino più chiara? Cioè nel senso che secondo te il lavoro l'ultimo, quello della fermentazione senza i lieviti, può avere come interferenza l'imbrunimento? Mentre aspettiamo che Simonetta magari scriva, voglio dire una cosa rispetto a questa attività. Io trovo che questa attività sia molto potente, perché e rispetto anche alle giuste osservazioni che abbiamo fatto l'altra volta di utilizzare specie in questa nostra fase della DAD, eccetera, utilizzare la banana è veramente safe, diciamo, non abbiamo problemi. E trovo che si esplori una complessità notevole, e questo è anche una cosa estremamente interessante, perché è chiaro che voi avete presentato quello che è accaduto, il filo che avete seguito, diciamo, come d'altra parte anche la domanda investigabile. Ma questa attività può essere spunto per tante strade possibili, altre strade possibili, oltre a questa, anche nella introdurre la domanda investigabile, nel giungere alla domanda investigabile, rispetto a, perché, insomma, non lo so, alcune le banane sono coperte, sono contenute nella plastica oppure no, insomma, eccetera, cosa succede? Insomma, c'è un ventaglio enorme. E poi, il fatto stesso che sia un processo complesso è estremamente interessante, perché ci possono essere tante strade possibili. E mi piace anche molto il fatto di avere che non che l'attività, diciamo, non si concluda in un certo senso nel momento di formazione in presenza, ma che inneschi una serie di approfondimenti rispetto a certi processi che si danno, insomma, a volte in modo estremamente lineare e meno complesso. Quindi è molto fertile, a mio avviso, questa attività. Quindi sicuramente, insomma, ognuno può dire: ma potrebbe essere questo, potrebbe essere quest'altro. Certo, potremmo aprire una discussione rispetto a questi vari punti, e magari, insomma, ci diamo altri 5 minuti per leggere Rosanna o Franca, insomma, che vogliono rispondere a qualche domanda. Però è chiaro che apre tantissimi spunti, per la comprensione di processi che sono ovviamente complessi. Volevo dire un'ultimissima cosa, poi taccio. Simonetta chiede se effettivamente ci possono essere, che sarebbe interessante anche vedere anche altri esperimenti con la banana. Noi gli esperimenti con la banana li abbiamo fatti, cioè nel senso che questi sono due del percorso sulla biochimica con la banana, che poi vedremo di rendere pubblico, nel senso che abbiamo provato l'amilasi e quindi un'attività enzimatica, abbiamo visto l'imbrunimento, sia la melanina prodotta nella buccia, sia l'imbrunimento e come della polpa, e come questo imbrunimento può essere, può essere bloccato, o con mettendo il solito acido, cioè il limone sulla polpa per non farlo imbrunire, oppure tentando di avvolgere alcuni hanno avvolto la buccia della banana, cioè il chicciolo della banana dello scotch, per vedere se questo rallenta la maturazione e quindi anche l'imbrunimento. Cioè, ci sono tante possibilità, secondo me, basta avere tanti processi chimici e biochimici che possono essere analizzati utilizzando la banana. E in ultimo volevo aggiungere, per quegli approfondimenti anche trasversali,
C'è tutto un discorso che attualmente nel mondo c'è una sola specie coltivata di banana, che è la Kardashian, che adesso attualmente è anche soggetta a una malattia che se si diffondesse in tutto il mondo sarebbe una pandemia della banana, perché vuol dire che essendo ormai selezionata solo questa specie nelle coltivazioni potremmo rimanere senza banane. Quindi c'è questo discorso di fare queste selezioni artificiali e queste agricolture in modo intensive. E poi c'è tutto un discorso sociologico dei produttori di banana, di chi li rivende, di come vengono trasportate, cioè c'è un discorso che si apre su ampi campi. Sì, Salvatore Stira dice sì, l'abbiamo fatto perché abbiamo studiato la contenuto di zuccheri semplici dalla banana acerba alla banana matura e quindi si vede come varia il contenuto proprio per studiare le biomolecole. Abbiamo usato la banana in questo senso. Sì, abbiamo fatto anche questo percorso, è stato il primo degli argomenti. Okay. C'era Maria Grazia Zotti che chiedeva se questa attività è stata realizzata anche con altri frutti. No, 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 con gli al altri, momento. questa attività così con gli altri frutti no. Con gli altri frutti abbiamo fatto tutto un percorso sui colori della frutta e della verdura, i colori della frutta e della verdura. Sia a livello come si chiama, secondario e primo grado, sia invece un'articolazione molto più complessa per quelli che erano la biochimica del liceo, degli istituti superiori, ma di questo no, non abbiamo fatto. E poi tutta la solubilità di questi pigmenti, cioè la scoperta che anche il radicchio che è rosso contiene clorofilla, cioè tutti questi discorsi. Eh sì, diritto. C'è Elena Lugaro che parla di diritti dei lavoratori, pesticidi e diritti. C'è tutto un discorso geografico molto interessante sui produttori dell'America Latina rispetto a quelli dell'Asia. Eccetera, dell'economia solidale, del commercio ecosolidale, eccetera. È molto interessante, forse perché io sono molto addentro in questi argomenti, ma è molto interessante anche per un'educazione civica proprio degli alunni. E anche sulla sostenibilità, certo, Sì. interessantissimo. Ripeto le cose che ho detto prima, io trovo che questo percorso sia estremamente interessante per tutte le correlazioni che si possono fare, anche il percorso di un frutto e così via, un po' un lavoro analogo a quello che abbiamo fatto con Sustain. E quindi, insomma, si può Sì. fare una mappa esplorativa proprio, utilizzare delle mappe, per esempio, per esplorare varie aree, e quindi il discorso interdisciplinare è un discorso che trova nella banana, diciamo, che tutti conosciamo, in un frutto noto a tutti, delle potentissime possibilità, a mio avviso, anche per il discorso che faceva Franca all'inizio, insomma, gli aspetti appunto interdisciplinari che sono una nuova richiesta da parte del Ministero. Ministero. Sì, abbiamo cercato di capire un po' le linee guida dell'educazione civica che sono uscite, cos'è, una settimana fa e si può inserire. Chiaramente non si sa ancora chi farà queste materie. Comunque, è tutto in progress. Bene, potete continuare a scrivere se avete altre domande, magari le riprendiamo anche dopo. E ora passiamo a Rosanna o a No, Daniele? Daniele, Daniele. ok, Buonasera a tutti, mi sentite? Daniele. E ti vediamo anche, che Sì, bello! mi vedete? Siamo, vedi? È un po' Narciso. notevole. No, chiedo a Franca se riesce a stoppare la condivisione del suo schermo così posso avviare la... Ok, perfetto. Fatto.
Bene, dovreste ora vedere la mia slide, la prima, mia prima slide. Mi confermate? Sì, Sì. perfetto. Buonasera a tutti, sono Daniele Brioschi e insegno presso l'Istituto Comprensivo di Tigino Serenza in provincia di Como, in una scuola media. Quest'anno avevo una prima e una seconda media e con loro ho anche condotto le attività a distanza. E quello che vorrei fare ora in questa mezz'oretta è condividere alcune di queste attività, in particolare alcune di queste attività che ho condotto con il metodo IPSE con voi. Vedrete che sono attività semplici, sono molto semplici. Però ci tengo appunto a questa condivisione. Se avete poi delle osservazioni potete scriverle in chat, io cerco di rispondere o mentre presento o alla fine, però questo feedback mi interessa molto, insomma, avere un feedback su questo lavoro. Quindi, beh, inizierei da un'attività che ho proposto alla mia classe seconda, che poi ho intitolato oggi Progetto Un'Epiglottide, perché ha come oggetto di studio proprio la funzione dell'epiglottide. Come è nata questa attività? Beh, a febbraio con i miei studenti ho iniziato a trattare l'apparato respiratorio, no? Anche perché proprio in quel il coronavirus non era arrivato ancora, cioè non si sapeva, non se ne parlava in Italia, però l'emergenza si faceva sempre più sentire attraverso i giornali e tutti i vari strumenti di informazione, no? E i problemi anche dati dal coronavirus, quindi le polmoniti. Quindi anche sulla scia un po' di questa emergenza abbiamo iniziato a trattare l'apparato respiratorio. Quindi ancora prima che rimanessimo a casa. Poi è arrivato a fine febbraio, è arrivata la chiusura delle scuole e abbiamo continuato a parlare dell'apparato respiratorio a distanza. In occasione di una di queste lezioni, quindi vedete il 20 marzo, alla fine di un'ora in diretta con i miei studenti, in cui abbiamo parlato dei diversi organi dell'apparato respiratorio, un alunno, Flavio, mi ha chiesto: Prof, sotto la nostra gola c'è un bivio, come può il cibo andare dalla parte giusta e non verso i polmoni? Quindi Flavio voleva spiegazioni, no? E voleva capire, che gli introducessi un po' l'epiglottide e la sua funzione. L'ora però era alla fine, quindi non ho avuto il tempo di rispondere subito, ho lasciato la domanda in sospeso e abbiamo concluso l'ora. Poi però, ripensandoci nel pomeriggio stesso, prima della lezione successiva, che a distanza di una settimana, pensandoci su, mi sono accorto che quella domanda lì che Flavio mi ha fatto è una domanda investigabile, che si potrebbe investigare, i ragazzi stessi potrebbero provare a trovare una soluzione anche facendo degli esperimenti. E quindi mi ha stuzzicato l'idea di provare a proporre un'attività IPSE. Questa mia classe seconda era già abituata, perché il metodo IPSE l'abbiamo usato tante volte, soprattutto durante il primo anno. Non l'avevo fatto ancora a distanza e quindi appunto, sono stato stuzzicato di provarci anche con alcuni dubbi, perché chiaramente a distanza la gestione dei tempi non è la stessa, bisogna usare degli strumenti nuovi. Quindi, con qualche timore, però, ho deciso di partire dalla domanda di Flavio e di proporre un'attività. Quindi ho cercato di impostare un'attività per la lezione successiva.
E la lezione successiva, quindi, mi sono presentato ai ragazzi con un semplice modello della nostra gola, un semplice modello che si può costruire con una scatola di scarpe, come potete vedere nell'immagine. Nella scatola, la parte superiore corrisponde alla gola, con un'apertura verso la bocca, verso la parte posteriore della bocca. E sotto la gola il bivio che porta con la laringe e la trachea verso i polmoni e invece con l'esofago verso lo stomaco. Quindi ho proposto ai ragazzi di lavorare su un modello della nostra gola che si può realizzare in modo semplice con una scatola di scarpe. E ho chiesto ai miei alunni di immaginarsi per un attimo degli ingegneri biomedici e di provare a progettare un meccanismo da installare in corrispondenza della biforcazione sopra l'esofago e la laringe. E un meccanismo da realizzare con materiali semplici, di uso comune, che si trovano in casa, perché ricordiamoci che era un periodo di quarantena, e un meccanismo che impedisca al cibo di entrare nella laringe e quindi andare verso i polmoni, ma è un meccanismo che permette che dia il cibo verso lo stomaco, ma un meccanismo allo stesso momento che permetta comunque all'aria di fluire liberamente attraverso le vie aeree. Quindi, insomma, non ho parlato di epiglottide, ma ho chiesto ai ragazzi di pensare a un modello di epiglottide, un meccanismo che faccia la funzione dell'epiglottide. Nel modello, il cibo sarà rappresentato da delle biglie. Quindi, una volta che i ragazzi costruiranno il modello e il meccanismo dell'epiglottide, il nostro cibo saranno delle biglie che posizioneremo in corrispondenza della gola. E che poi, quando inclineremo la scatola, il meccanismo dovrà far sì che queste biglie vadano verso lo stomaco, quindi verso l'esofago, e non verso i polmoni. Quindi il meccanismo deve impedire alle biglie di raggiungere i polmoni. Questa attività in realtà prende spunto da un'altra, perché è la seconda volta che chiedevo ai miei studenti di immaginarsi degli ingegneri biomedici. L'avevo già fatto all'inizio dell'anno in classe, proponendo un'altra attività che potete trovare su questo sito, anzi vi inserisco il link in chat. Non so se la conoscete, è un'attività proposta dal sito Teach Engineering che sul cuore. Anche in quel caso si modellizza con una scatola di cartone, però questa volta il cuore, appunto, anzi mezzo cuore, un atrio e un ventricolo, e l'attività prevede di chiedere agli studenti di progettare una valvola cardiaca da usare per impiantare una valvola difettosa, no? Quindi una valvola che permetta alle biglie, che in questo caso rappresentano il sangue, di passare dall'atrio al ventricolo e di non fare il contrario. Quindi questa attività l'avevo già proposta ai miei studenti a inizio anno, loro erano stati contenti di farla e quindi poi ho preso spunto anche per proporre l'attività sulle epiglottide. È da lì che mi è venuta l'idea della scatola, di usare la scatola per fare il modello. Ok, quindi ho proposto questo questa Questo, ho coinvolto gli studenti in questo, ma in realtà è una domanda che è uscita da uno studente stesso, no? Quindi la curiosità di sapere come il cibo non va verso i polmoni, ma va verso l'esofago. E siamo partiti con questa attività. Siamo passati quindi all'idea personale. Ho chiesto a ogni studente di pensare, di elaborare un proprio progetto di meccanismo. E quindi ho lasciato 5 minuti a ciascuno, perché 5 minuti per abbozzare appunto il progetto sul proprio quaderno. Quindi ogni studente a casa sua, 5 minuti quindi di silenzio, e nell'immagine c'è un esempio del lavoro, del progetto personale di uno studente.
E dopo la formulazione dell'idea personale la fate a gruppo. Ho lasciato ai ragazzi 25 minuti di tempo. Noi siamo abituati a lavorare con gruppi di 3 o 4 membri, in modo collaborativo, quindi i ragazzi sono abituati ad attribuirsi i diversi ruoli, di cui magari dopo dirò qualcosa. E quindi è un momento in cui gli studenti nei piccoli gruppi hanno l'opportunità di condividere le proprie idee personali con i compagni, di discuterne e di pensarne, di immaginarne una sola che possa rappresentare l'intero gruppo. Per fare questo, noi abbiamo utilizzato Google Meet perché nella mia scuola utilizziamo le app di Google Suite. Quindi cosa ho fatto? Eravamo in riunione plenaria tutti insieme, ho avviato tante piccole riunioni in cui i ragazzi hanno potuto confrontarsi all'interno dei piccoli gruppi per 25 minuti. In questi 25 minuti, i ragazzi hanno anche preparato dei poster per poi presentare la loro idea. Di solito in classe lo facciamo su carta, come siamo tutti abituati. Qui abbiamo utilizzato un'altra app delle Google Suite, che è Jamboard, che sicuramente molti di voi conoscono e hanno conosciuto in questo periodo. Quindi lavagna virtuale che permette a utenti diversi di collaborare sullo stesso file. E così hanno fatto. Era la seconda volta che lo facevano i miei ragazzi, quindi erano un po' impacciati, però direi che ce l'hanno fatta bene. A presentare i loro progetti su questi poster Jamboard. E quindi all'idea del gruppo poi è seguita siamo ritornati tutti insieme, e nell'ultimo quarto d'ora di lezione, perché tutto questo è avvenuto in un'ora di lezione in diretta, i relatori di ogni gruppo hanno presentato il loro progetto all'intera classe, utilizzando anche le Jamboard. Oltre alla presentazione, chiaramente quando il relatore di un gruppo presentava, poi gli altri compagni facevano delle domande, ne abbiamo limitate a uno o due per non dilungare troppo i tempi, però ne è uscito un confronto interessante. Nell'immagine si vede anche qual era la situazione sul mio PC, nel senso che io non ero fisicamente presente nelle singole riunioni dei gruppi, i ragazzi erano soli, ogni tanto andavo a curiosare, però di fatto la maggior parte del tempo hanno lavorato i gruppi da soli. Però avevo sott'occhio in tempo reale quello che loro scrivevano nei poster, nelle Jamboard, quindi riuscivo a tenere sotto controllo quello che stavano facendo. E quindi questo è quello che è avvenuto nell'ora di lezione, no? Quindi ho proposto la domanda investigabile, hanno lavorato l'idea personale, hanno lavorato nei gruppi e hanno condiviso le idee con tutta la classe. A questa fase segue poi la sperimentazione. In classe siamo tutti abituati che i gruppi sperimentano, creano il proprio progetto insieme, tutti insieme. Qui non era possibile, purtroppo, perché ognuno era a casa sua. E quindi cosa è successo? Che finita la lezione ci siamo salutati e ogni studente aveva poi il compito di realizzare l'idea del gruppo, quindi non la propria, ma l'idea del gruppo a casa propria, ok? Un po' come quello che diceva Franca prima. E quindi ogni studente ha realizzato il lavoro dell'idea del gruppo a casa sua, documentandola con fotografie e video. All'interno dei gruppi poi si sono anche aggiornati su gli esiti che ottenevano. E in questo modo ci siamo presentati alla lezione successiva. Alla lezione successiva.
Ecco, durante la comunicazione, mentre i gruppi condividevano i progetti mostrando i loro poster, ho come al solito dato un rimando ai ragazzi su come hanno svolto il loro ruolo all'interno dei gruppi. Nel metodo collaborativo sapete bene che tutti i membri del gruppo hanno come obiettivo comune quello di rispondere alla domanda, di risolvere il problema, però poi ci si suddivide delle responsabilità e noi siamo abituati, con i miei ragazzi sono abituato a questi quattro ruoli, quindi il leader che deve avere sott'occhio il tempo e deve fare in modo che i compagni non si perdano in chiacchiere e in altro, l'osservatore che tiene annota come i suoi compagni svolgono il loro ruolo. E il grafico che è il responsabile del poster e il relatore, colui che poi deve presentare l'idea del gruppo agli altri compagni. Quindi questi ruoli che anche in questa situazione i ragazzi hanno assunto, questa è una griglia di valutazione che i ragazzi conoscono, che in questa situazione noi non abbiamo utilizzato, ma che i ragazzi conoscono bene. Abbiamo lavorato su questa griglia, quindi i ragazzi sono consapevoli di cosa consiste fare il grafico, in cosa consiste fare bene il leader e così via. E anche in questa situazione direi che sono stati molto consapevoli di questo. Ed ecco che la settimana successiva i ragazzi si sono presentati mi hanno inviato le loro immagini, i video con i loro progetti. Progetti semplici perché se ci pensiamo l'attività non è per nulla complessa. Però è sempre bello, secondo me, vedere come il metodo IPSE, ben strutturato e ordinato, poi in realtà permette ai ragazzi di spaziare con la fantasia, di proporre soluzioni che anch'io non mi aspettavo sicuramente. E quindi, ad esempio, questi quattro modelli, il primo in cui hanno immaginato un setto forato che permettesse all'aria di passare, da posizionare in corrispondenza sopra la laringe, all'aria di passare, ma non alle biglie, oppure delle linguette curve, oppure un gruppo che ha ideato un forato in setto trachea e esofago facendo con un bicchiere senza fondo, oppure dei gruppi che hanno usato delle cordicelle. Insomma, idee molto varie, molto varie. E quindi ne è nata una discussione. In cui li ho stuzzicati anche poi con alcune domande, no? Quindi abbiamo riflettuto su quale fosse il progetto più efficiente, quello che evitava che le biglie andassero nello stomaco, quale modello potrebbe funzionare anche con i liquidi, perché è vero, non, è un fattore che non avevamo posto nella domanda investigabile e quindi i ragazzi magari non ci hanno pensato, però adesso che li vediamo tutti, quali potrebbe funzionare anche con i liquidi? Oppure un'altra domanda, l'aria può fluire liberamente o alcuni meccanismi hanno ridotto il passaggio verso i polmoni, no? Quindi aiutandoci anche con queste domande abbiamo discusso e è stato veramente interessante. E poi sicuramente abbiamo confrontato i progetti con l'epiglottide reale, con quella che è la nostra epiglottide, facendoci aiutare anche con dei video. Tra cui questo, ho preso un'istantanea da questo video che è stato realizzato grazie a un'endoscopia. È molto interessante vedere l'epiglottide in azione e anche cosa accade con diversi cibi, no? Quindi cosa succede se si ingoia la polpa di mela, o il cracker o l'acqua. Anche qui vi posso inserire il link del video in chat. Ok, e quindi è stata veramente una discussione interessante. Dopodiché, dell'attività sono stato soddisfatto perché avevo diversi dubbi sulla gestione dei tempi, sull'utilizzo degli strumenti, su cosa i ragazzi avrebbero fatto nei singoli gruppi. E devo dire che però è andata bene e quindi
è andata bene anche e sono contento. No? Sto leggendo Anna che mi scrive che può farne vedere anche voi, e magari lo facciamo alla fine, lo vediamo alla fine. E ho chiesto poi ai ragazzi un po' anche come era andata, no? Quindi ho proposto loro un questionario per riflettere sia sull'attività nello specifico, quindi l'attività sulle epiglottide, condotta a distanza, ma anche in generale sul metodo IPSE. Penso che sia importante ogni tanto far riflettere i ragazzi non solo sull'argomento di cui si occupano, ma anche su come lavorano, su come lavoriamo, sul metodo che stiamo utilizzando. Quindi riporto alcune domande con alcune risposte dei ragazzi, non pretendo, adesso, cioè non ve le leggo tutte, non voglio annoiarvi, però per darvi l'idea anche delle loro opinioni. Quindi nel test, ad esempio, chiedevo quanto pensi sia importante in una missione di scienze esprimere un'idea personale prima di formare i gruppi? Allora, missione di scienze, perché con i miei ragazzi uso questo termine. Le attività IPSE le chiamiamo missioni e quindi abbiamo la missione 1, missione 2, missione 3, penso che questa fosse la missione 20. E quindi ho chiesto loro, secondo te è importante che prima di andare nei gruppi uno pensi, elabori una propria idea? E quindi le risposte sono state... certo che è importante, cioè, i ragazzi mi hanno scritto e sono consapevoli di questo con diverse sfaccettature, no? Quindi andiamo da Giorgia molto sintetica che dice così tutti hanno l'obbligo di pensare, a Claudia che è un po' più approfondisce un po' di più e dice secondo me è molto importante perché si deve sapere la propria idea e ragionare singolarmente. Ad esempio, se ci riunissimo subito in gruppi, magari solo uno avrebbe un'idea, magari anche sbagliata, e trascinerebbe tutti con lui perché è l'unico ad averla. Infine, il gruppo è importante perché è bene che ci si confronti con altre persone che hanno altre idee, ma è altrettanto importante sapere la propria. E queste risposte che sono carine e secondo me interessanti, loro sono consapevoli che bisogna avere un'idea prima di andare nei gruppi per evitare poi di avere un ruolo passivo, no? Per evitare che poi uno ce l'abbia e tutti gli vanno dietro. Invece è importante per la discussione, per il confronto, che ognuno si presenti con la propria idea. E questa forse è la fase anche a cui anche io sono più affezionato nell'IPSE, perché io già lavoravo a gruppi prima di conoscerlo, prima di fare i corsi con l'ANISM, però quando ho conosciuto l'IPSE ho capito l'importanza di questo pezzetto qui, perché se i ragazzi si presentano veramente, perché è vero che se i ragazzi si presentano nei gruppi senza prima aver formulato una propria idea, poi il rischio è che lavori solo uno o lavori in un po'. Invece, se ognuno ha un'idea, poi combatte anche per la stessa. Ho chiesto poi, sei soddisfatto del confronto nei gruppi online? E qui quattro risposte, tra l'altro anche diverse. Ad esempio, Francesco mi scrive, sì, perché non fanno perdere la concentrazione, cosa invece che si verifica in classe. Francesco è un alunno diligente e a volte si trova a lavorare con dei compagni che fanno un po' più fatica a mantenere l'attenzione ed effettivamente in classe questi alunni con altri compagni a lato è più facile che si confrontano, che si perdano, che si distraggano. Invece, lavorando nei sottogruppi in Meet, ognuno a casa sua, Francesco dice, a me è andata bene perché così eravamo tutti più concentrati. Isabella dice invece no, sì, è abbastanza soddisfatta perché c'è possibilità di confrontarsi e parlare con i propri compagni, ma non è come essere in classe, dove magari si può spiegare un'idea in modo concreto. E c'ha ragione anche Isabella. Oppure qual è il tuo ruolo preferito nei gruppi? No? Quindi anche qui idee diverse, ognuno ha il suo ruolo preferito. Ad esempio Anna è relatore perché io sono una grandissima chiacchierona e mi piace molto parlare. Sono anche testarda e combatto fino alla fine per la mia idea. E poi a volte le altre persone non si fanno avanti, allora ci vado io con piacere. E poi ho chiesto di esprimere un tuo giudizio sul fare scienza con le missioni, no? Quindi anche qui idee diverse, però tutte comunque favorevoli, mi sembra. Con ad esempio Leonardo, carina quella di Leonardo che dice che è bello perché noi non studiamo scienze, noi facciamo scienza. O Valentina che dice, ma secondo me è giusto perché il metodo migliore per imparare è fare pratica, però potremmo fare un po' di teoria anche. Valentina, perché in realtà è una ragazza di prima, perché questa l'ho proposta anche alla,
mia prima, e soprattutto in prima insisto molto nel primo quadrimestre a fare attività IMSS per imparare il metodo, e quindi giustamente Valentina protesta perché lei voleva studiare un po' di più anche su lui. Quindi questi rimandi sicuramente sono stati carini. Poi ho proposto anche una prova di verifica, in realtà che alla fine di tutto l'argomento, quindi dell'apparato respiratorio, che comprende anche l'attività sulle epiglottide, cioè quindi le conoscenze acquisite sulle epiglottide, e come prova, solo per darvi un'idea, perché appunto riguardava tutto l'argomento, non solo l'attività che abbiamo considerato, per questa verifica ho dato come consegna di utilizzare le immagini, quelle che vedete, per scrivere un testo in cui presenti l'apparato respiratorio ad un alunno di prima media che non l'ha ancora affrontato. Ogni ragazzo era libero di prendere quelle immagini e di creare un testo basandosi su quelle, ordinandole come preferiva e utilizzando qualsiasi fonte, quindi dispensa, quaderno o web. E poi ho proposto loro per la valutazione una griglia di autovalutazione che quindi ognuno ha compilato. E quindi è stata un'occasione per fare una riflessione finale su tutto il percorso. Ok, e questo quindi, ecco, e poi, come diceva Anna all'inizio, è bello poi condividere anche quello che sia, anche le attività semplici con i colleghi, anche a livello europeo. Quindi ho avuto il piacere di scrivere per Scientix nel blog, ho descritto brevemente questa attività proprio perché secondo me appunto è bello condividere anche l'attività quando sono semplici, anche di qui vi posso mettere il link nella chat, di questa e di altre due che ho condiviso. Forse ci sono. Allora, Anna mi scrive in classe come online chi fa i gruppi. Allora, in questo caso i gruppi li ho fatti io, non sempre in classe, o li faccio io o lo fanno anche i ragazzi. Aspetta un attimo li fanno i ragazzi. Qui ho preferito farli io perché all'inizio avevo alcuni timori, no, su cosa sarebbe potuto accadere nei gruppi. Poi mi sono tranquillizzato perché ho visto che le cose effettivamente andavano molto bene. Però avevo paura che alcuni miei ragazzi che più facilmente si perdono o tendono a fare cose strane fossero troppo liberi. Quindi loro li ho seguiti un po' più da vicino. Poi in realtà sono stati molto bravi anche loro. E i ruoli invece li decidono loro. Io chiedo solo di alternare, quindi di alternare i ruoli, però poi sono loro a deciderli. Claudia invece mi chiede. Quanto tempo? Ecco, no, Claudio, poi ti rispondo perché ti rispondo dopo. Ho preparato una slide per evidenziare i pro e i contro di questa attività. Ok, presento ora brevemente, sarò più breve rispetto alla precedente, un'attività che ho svolto nella mia classe prima, solo per darvi un'idea di un'altra attività, che prende spunto dal modulo che sicuramente alcuni di voi molto famosi per la scuola secondaria e primaria a fondo galleggia, quindi sul galleggiamento. Era il tema, il galleggiamento dei corpi che stavo affrontando con la mia classe prima a febbraio. Quindi anche qui mi sono trovato a condurre le attività a distanza dopo aver già avviato questo argomento in classe, in presenza. Anche qui con i miei ragazzi di prima ho seguito un po' lo stesso schema, no? Quindi domanda investigabile. In un'ora ho chiesto ai ragazzi di elaborare l'idea personale, 5 minuti, l'idea del gruppo, 20 minuti, la comunicazione alla classe, 15 minuti. E questa è la prima ora di attività. Poi di condurre la sperimentazione a casa, ognuno sperimenta a casa. E infine, nell'ora la settimana successiva, di lasciare per la lezione dopo la spiegazione dei risultati e la valutazione di questi. Okay?
Ad esempio, in questo modo ho condotto un'attività, stiamo parlando del galleggiamento, quindi sono emersa l'esigenza di definire, misurare massa, volume, densità, e quindi la domanda investigabile che era emersa era come misurare il volume di una mela? Quindi ancora una volta i ragazzi si sono messi all'opera, hanno creato le Jamboard nei gruppi, anche qui idee diverse. L'hanno sperimentata a casa e ad esempio in questo caso hanno riportato, ogni gruppo ha riportato nella sua Jamboard che aveva iniziato in classe, quella in cui aveva creato questi poster qui in cui presentava la propria idea, ha poi riportato anche i risultati dei propri esperimenti. Dei propri esperimenti, quelli previsti dal proprio gruppo o anche esperimenti che aveva sentito di altri gruppi. Quindi anche qui questo strumento ragazzi si sono trovati bene. Non è comodissimo Jamboard per scrivere, però comunque i ragazzi l'hanno utilizzato bene. Beh, in questa attività poi abbiamo utilizzato anche un simulatore virtuale, probabilmente anche voi conoscete i simulatori dell'Università del Colorado, anche qui vi posso mettere il link. Abbiamo usato il simulatore sulla galleggiabilità. Quindi i ragazzi hanno giocato un po' con questo simulatore, giocando sono emerse diverse domande e allora ho chiesto loro di scrivere queste domande in dei documenti condivisi, quindi ogni gruppo ha scritto le domande che gli venivano in mente, le domande investigabili. In documenti condivisi, quindi allo stesso documento potevano accedere tutti i membri dello stesso gruppo e potevano modificarlo, quindi potevano contribuire a scrivere le domande e le risposte che sorgevano utilizzando questo simulatore. E poi ho chiesto ai ragazzi anche di svolgere una revisione tra pari, cioè ogni gruppo ha creato il suo documento con le sue domande e le risposte. Ho chiesto poi ai diversi gruppi di commentare il lavoro di un altro gruppo, no? Quindi questo cos'è? Il gruppo Gianotti, i gruppi avevano i nomi di scienziate e scienziati. Il gruppo Gianotti commenta il lavoro del gruppo Archimede e quindi scrive commenti. Il gruppo Archimede commenta il lavoro del gruppo Montalcini, no? È stato interessante quindi anche questo tipo di attività, no? Quindi lavorare su documenti in modo collaborativo e fare questa revisione tra pari che anche nel lavoro scientifico è molto molto importante. Allora, ecco, questo è per darvi l'idea di semplici attività che ho approntato in questo periodo con i miei ragazzi. Se devo fare un bilancio personale di queste attività condotte con il metodo IPSE, quali sono i pro e quali i contro? Beh, allora, tra i pro sicuramente il metodo IPSE è vincente anche a distanza, no? Secondo me, il metodo IPSS permette ai ragazzi di mettere in gioco tante competenze, che sono quelle che prima ha citato Franca, e dà veramente tanti, tanti frutti. I ragazzi sono contenti, di lavorare in questo modo e crescono. E anche a distanza questo è funzionato, insomma. Quindi è stato sicuramente un'esperienza positiva. È emerso che nel lavoro a gruppi è più facile concentrarsi, come diceva Francesco, no? Al lavoro a distanza è più facile concentrarsi perché non ci sono meno distrazioni che in classe, ed è vero. E i passaggi da una fase all'altra sono più veloci. In classe, quando si passava dal lavoro personale, quindi dai primi 5 minuti, poi a formare i gruppi, poi a ritornare alla discussione in plenaria, poi a presentare i post. Tra un passaggio all'altro in classe ci si mette un po' perché bisogna spostare i banchi, poi è sempre che ti cade l'astuccio, succedono sempre questi episodi a cui siamo abituati. In realtà a distanza no, a distanza è più facile perché è più facile passare da una riunione a un'altra, ok? I ragazzi sono diventati bravi a fare questo, no? Quindi passare dalla riunione in plenaria a quella a piccoli gruppi, a ritornare di là,
è stato più veloce. Quindi, grazie anche a questo fatto, siamo riusciti a stare dentro dei tempi e rispettare bene i tempi. Alcuni contro? Beh, sicuramente parlando insieme agli studenti, perché poi anche a fine anno ho voluto parlare con ognuno di loro, è indubbio che preferiscono sperimentare insieme. Loro si ricordano con più piacere le attività sperimentate in classe. Queste che vi ho presentato, sì, vi sono piaciute, ma non così tanto come quelle in classe. E quindi questo sicuramente. Durante la discussione, dopo che i gruppi hanno presentato diversi progetti e li hanno realizzati, non è facile stimolare, io ho fatto un po' di fatica a stimolare tutti, perché è più facile per alcuni alunni nascondersi, tirarsi indietro, e per me è più difficile avere davanti a me la situazione e andare a stimolare chi magari si nasconde, interviene poco. Perché è più difficile, no? Quindi sicuramente questo per me è stato un limite. E secondo me è pure difficile impostare attività IPSE se prima non lo si è fatto in precedenza, nel senso che questi erano ragazzi che erano abituati a farlo, a lavorare in questo modo qui. Se la quarantena fosse partita a inizio anno, con la prima, ad esempio, non so, non mi immagino, penso che sarebbe stato molto più difficile fare attività del genere. E poi sicuramente tra i contro, forse qui non l'ho messo, però i tempi, no? Perché sono passato, io lavoro in una scuola a tempo prolungato, ad avere 7 ore in classe, ad avere 3 ore con le lezioni in diretta, no? Quindi i tempi si sono ridotti di molto. Ogni volta che mi preoccupo dei tempi, poi vado a rileggere in realtà le indicazioni nazionali, infatti mi sembra che le ho riportato, le indicazioni nazionali del primo ciclo, quelle di riferimento per la scuola primaria e la secondaria di primo grado, in cui si ribadisce più volte in realtà che come si deve insegnare scienze. Ogni volta che vado in crisi sui tempi vado a rileggere queste parole, no? Perché lì si sostiene appunto che occorre un coinvolgimento diretto degli alunni che devono essere incoraggiati senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti, esplorazioni, seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi, anche a costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. Quindi è vero, non bisogna chiaramente limitare troppo, perché non sarebbe giusto. Però le indicazioni nazionali lo ribadiscono, no? Quello di fare in modo che i ragazzi siano i protagonisti del loro processo. E niente, concludo, vi lascio con questa ultima slide, in cui ho riportato i risultati di un'altra domanda che ho chiesto ai miei ragazzi, sia di seconda e sia di prima. Cioè, una riflessione di esprimere una preferenza sui metodi didattici, cioè quali sono i metodi didattici che preferisci, e ogni studente poteva dare più di una risposta. In totale ho intervistato 46 studenti, i miei studenti sono 23 in seconda, 23 in prima, e quindi hanno espresso le loro preferenze. Quindi andiamo dall'attività tutor allievo, che di solito la usiamo per correggere le verifiche, no? Quindi chi ha fatto una verifica, quella verifica l'ha fatta particolarmente bene, dà una mano a correggere i propri errori, a analizzare i propri errori, a chi invece ha avuto qualche problema in più. Una correzione circolare, un'attività che abbiamo sperimentato quest'anno sul fare esercizi in modo che ci si autocorregga, un'attività per fare esercizi in modo dinamico. L'ora di spiegazione del professore, il lavoro a gruppi con i ruoli, cioè il metodo collaborativo, le missioni in scienze, i giochi per apprendere, caccia al tesoro che abbiamo fatto anche queste online, lettura del libro di testo in classe. Io personalmente non uso questo metodo, però so che i miei ragazzi lo usano con altri colleghi, o la classe capovolta, la flipped classroom. Secondo me è interessante, la cosa più interessante è vedere che c'è una varietà, nel senso che parlando con i ragazzi, non tutti preferiscono lo stesso metodo, non c'è un metodo in assoluto che preferiscono, no? Che ognuno ha i suoi metodi preferiti, e secondo me quindi è importante non focalizzarsi su un unico metodo, ma alternare il più possibile per raggiungere più ragazzi possibili.
E poi si vede anche che i metodi in cui i ragazzi hanno un ruolo attivo sono sicuramente sono preferiti a quelli in cui i ragazzi hanno un ruolo più passivo. Poi le missioni scelte, cioè il metodo IPSE ha avuto il massimo dei voti, in realtà penso non sia significativo lo scarto rispetto agli altri vicini. Però sicuramente è un metodo che ai ragazzi piace, che permette di imparare divertendosi e appunto, come si diceva prima che con Franca, di mettere in gioco tante tante competenze importanti. Ok, con questo io ho finito. Grazie per l'attenzione. Adesso vedo una domanda. Allora, nel primo caso, quello sull'epiglottide, la domanda è emersa dai ragazzi stessi. Cosa ho fatto? Ho introdotto il modello partendo dalla loro domanda. Quindi la domanda è venuta a Flavio, io ho proposto il modello per poi continuare a lavorare su quella. Invece nel caso, ma anche nel caso in realtà del volume, perché abbiamo visto la massa si misura con la bilancia, il volume, questo sto parlando dell'attività in prima, come si misura il volume è anche qui emerso a una mia alunna, ma come si misura il volume? E lì però allora ho lasciato libertà a loro, sì, ho lasciato libertà a loro. E sì, poi loro hanno elaborato le proprie attività, no? A me quello che piace proprio tanto di questo metodo è proprio che è ben strutturato, ma che permette ai ragazzi di liberare le loro idee anche, e di proporre anche soluzioni che poi si rivelano errate, però è proprio questo, se no gli esperimenti cosa servono. Volevo dire solo una cosa, che sul sito dell'ANIS Lombardia ci sono altri tre, oltre il tuo, ci sono altri tre lavori fatti da altri insegnanti di secondaria di primo grado che collaborano con questo gruppo che Emanuela Scaioli, bisogna dirlo, Emanuela è riuscita, ha creato in questi anni di lavoro con voi, no? Certo. Quindi diamo un po' di merito anche a Sì. lei che ha lavorato tanto con voi e con la quale avete tenuto dei corsi di formazione, no? Sì. Insieme a lei anche in questi anni. Grande, Ok, Manuela. Hai volevo solo precisare, cioè il nome di Emanuela non poteva fatto non benissimo, esserci in Franca. questo. Hai fatto benissimo, sì, giusto. Sì. Io per A quanto Rosanna. riguarda i miei commenti, ti faccio i miei complimenti rispetto al rigore, no? Con il quale tu strutturi queste attività, perché comunque, come sappiamo, l'IPSE ha degli elementi cardini, no? Ti dà dei gradi di libertà e quindi tu sei andato su e giù, diciamo, in questi gradi di libertà e sei andato anche giù. Cioè, nel senso che non lasci le cose appese, poi vediamo nella realtà che cosa succede. Per esempio, ora è impressionato la storia dell'epiglottide, eccetera. Ma è come dire, l'architettura, i tempi dell'architettura che tu utilizzi, che hai utilizzato, pur in un contesto che era una sfida, cioè fare questo IBS a distanza, perché oramai in presenza avevi già dei ragazzi, insomma, educati, diciamo, ai tempi dell'IBS, e quindi sono d'accordo con te che probabilmente anche nella formazione docente, per gli avanzati cosiddetti, no, i novice, è più semplice fare attività a distanza perché incorporare i tempi dell'IBS, che sono anomali rispetto alle formazioni classiche, diciamo, dove c'è, specie in Italia, un grado di libertà
molto esteso, diciamo. Questa è una delle prime cose che noi abbiamo imparato: i 5 minuti per pensare, 15 minuti, cioè non eravamo proprio abituati 12 anni fa a questi tempi. E quindi questo, pertanto, diciamo che facendo una trasposizione nel fare queste attività con insegnanti novice che sono assolutamente a digiuno di IBSE, probabilmente bisogna giocare moltissimo e fortemente sui tempi, sul rispetto dei tempi, specie a distanza. In presenza è sempre un problema, ancora di più a distanza rispetto a questo. Sono perfettamente d'accordo con te, anche da ovviamente da quali metodi didattici preferisci, insomma, che l'IBSE non è l'unico, anzi, avere una variegata, un pannello, diciamo, di attività, una modalità di insegnamento diverso, che si traduce anche in, come sappiamo, insomma, in apprendimenti, diciamo, diversi, dovuti alle diverse intelligenze, eccetera, eccetera. Ma anche e soprattutto perché non sei scontato, cioè nel senso che non è stereotipato. Tu sei sempre in qualche misura, riesci a sorprenderli, diciamo, quindi ogni volta c'è un'attesa. Ho adorato questa storia della missione di scienze perché è molto sfidante, perché è una missione e quindi, insomma, anche prendere, questo lo dico a tutti, queste cose che sembrano piccole, ma sono enormi in termini di approccio IBSE. Quindi mi complimento moltissimo con te rispetto all'appropriazione che hai fatto di questo metodo, veramente. Grazie. Appunto, siccome non ci sono domande, perché tutti, insomma, veramente bravo, insomma, leggevo tutti questi complimenti, quindi prenditeli tutti. Io invece volevo sapere quanto tu ancora, pur essendo così entusiasta, motivante, con cognizione di causa, diciamo, riesci a diffondere questo tra i tuoi colleghi. Cioè, tu giovane insegnante che sta parlando a un'età media ben più alta della tua, diciamo, quali sono ancora i problemi se ne trovi e quali sono invece le strategie che hai sviluppato nel coinvolgere anche altri in questo approccio, diciamo? Io penso, cioè, e ho visto che serve tempo, nel senso che io sono da 7 anni in quella scuola, che mi è capitato di proporre, anche su richiesta del dirigente, attività IPSE ai miei colleghi, quindi di fare formazione interna, però poi vedo che è una questione di tempo. Colleghi anche con qualche anno più di me, magari all'inizio erano un po' diffidenti, poi in realtà pian piano vedi che qualcosa cambia, cioè che anche loro ci provano e quindi non sei più solo a usare questa metodologia qua. Io ho visto che è il tempo, perché non sono assolutamente, per come sono fatto, il tipo che va a imporre un metodo io penso che ogni insegnante poi utilizzi metodi, è bene che utilizzi metodi con cui si trova a proprio agio. E infatti una delle attività che abbiamo proposto a Scientix in realtà non è proprio IPSE, però è in collaborazione con tutti gli insegnanti, gli altri 4 insegnanti della mia scuola. Tra l'altro è stata anche l'attività premiata da Scientix ed è stato bello, no? Perché lavorare insieme è più bello che lavorare da soli, insomma. Però penso, per rispondere alla tua domanda, che sia, cioè, nella mia esperienza è questione di tempo. Una cosa che, insomma, negli anni chiaramente le dinamiche di una scuola sono, alcune sono singolari, diciamo, peculiari della scuola, altre sono un po', diciamo, una vernice che è dappertutto. Ed è sempre molto difficile coinvolgere il collega
tramite un collega, è più facile coinvolgerli tramite gli studenti, cioè nel senso che lo studente permette una disseminazione orizzontale, diciamo, nella scuola nel momento in cui, per esempio, ci sono delle manifestazioni della scuola e quindi sono gli studenti on stage, diciamo, anziché tu, per cui si sfronda la eventuale competizione, no? Eventuale o classica competizione tra colleghi. Quindi l'utilizzo, diciamo, dello studente che spiega in altri contesti, in tutti questi anni, ho visto che è una chiave di disseminazione all'interno della propria scuola ben più potente del dire dai, fallo anche tu come tra colleghi. Questo almeno l'entusiasmo dei ragazzi ha un potere enorme, enorme. È vero. Maria Cristina Mereu vuole intervenire e quindi abbiamo bisogno di Ruth. Ruth, are you there? I Where am. is Ruth? Yes, can you hear me? Can you hear me? Ruth? Niente, Maria Cristina, se puoi per favore scrivercelo. Ah, Ruth ti sente, ho capito che mi sente. Please, there is Maria Cristina Mereu. Can you allow her to the microphone, please? Maria Cristina Mereu. Sto scrivendo. Vediamo un po'. Intanto io continuo a chiacchierare, dato che ho il microfono, posso chiacchierare io. Allora, rispetto a questa puntata, chiamiamola puntata di questa condivisione, I am here, but apparently my microphone is not working. Now, we need. Okay. But Ruth, we need that Maria Cristina Mereu. She wants sick. Vabbè, chissà se mi capisce. In ogni caso, io trovo che rispetto a questa puntata, intanto faccio dei commenti, rispetto a questa puntata, secondo me abbiamo, no, non basta andare, Simonetta, non basta andare a destra del nome e cliccare, almeno a me non funzionava così, non so se a voi funziona così, penso di no. Comunque, allora, rispetto a questo webinar gestito dal centro della Lombardia, io trovo che la banana come emblema di un'esplorazione molto seria a diversi livelli della biochimica e non solo, ma estremamente potente. Della tua di Daniele invece ho molto apprezzato ovviamente moltissime cose, ma trovo che sia emblematica la sequenza, come strutturi le varie attività, diciamo, questa attività che hai presentato, che è comune anche ad altri sicuramente, ma la pulizia con la quale tu la fai, con il rispetto dei tempi, la storia dei ruoli, magari anche tanti altri la fanno, insomma, ora stiamo commentando questo, e quindi trovo che possa essere anche come struttura, ma a prescindere dagli interessanti spunti in sé dell'attività, possa essere molto utile, anche perché è uno dei pochi che in effetti l'ha fatto durante questo periodo di lockdown, quindi c'è un'esperienza in campo e c'è stato anche un confronto rispetto ai punti di forza e ai punti di debolezza che sono assolutamente condivisibili, quindi io trovo che sia un capitale di esperienza, insomma, da tenere molto presente.
Daniele è un ottimo esempio dell'efficacia dei nostri corsi. Abbiamo seminato su giovani, ottimi insegnanti e il nostro lavoro ha così un enorme senso di ricaduta. E speriamo bene. Il problema è che dobbiamo scovarli questi giovani e che dobbiamo metterli sul palcoscenico, insomma, così almeno noi possiamo andare in pensione e passare il testimone a loro. No, è quello che abbiamo fatto in questi anni, perché devo dire che Daniele insieme a Marco Binda hanno tenuto questo corso di formazione presso la scuola in un istituto comprensivo all'Imbiate, e devo dire che io e Franca a volte siamo andati a seguire il corso facendo, cioè lavorando sulle attività che loro ci proponevano. Io vi ricordo, adesso che ha parlato del cuore, quello che ci aveva proposto di costruire la valvola cardiaca. Devo dire che è stato coinvolgente anche per, come tipo di formazione, non solo di lavoro in classe, ma anche come formazione, come momento di formazione per un corso di formazione che hanno tenuto insieme a Emanuela per 3 anni, mi sembra, all'Imbiate. E trovo inoltre, siccome insomma, i partecipanti sono sia i vari responsabili dei centri che insomma, esperti trainers o per i nuovi centri, che chiaramente ogni centro ha sviluppato un suo modello, diciamo, di disseminazione, di periferizzazione e trovo che appunto formare generazioni forse di trainers, ma dare anche loro la possibilità di un'autonomia di disegno di un corso di formazione e farlo e andare lì come amici critici o come amici punto, trovo che sia stato tra le tante strategie che ho visto, insomma, una strategia sicuramente vincente, anche perché questo ti permette anche un radicamento in realtà magari lontane, anche fisicamente lontane. Questa è stata una caratteristica del centro IPSE della Lombardia, che è andato a fare dei corsi di formazione in zone periferiche, dove in realtà si sono formate delle masse critiche. Quindi questo è un esempio, volendo distillare, diciamo, le varie strategie vincenti, io trovo che questo sia un esempio utilissimo, utilissimo. Quindi non solo Daniele come giovane insegnante, che speriamo che saranno tutti quanti così, ma soprattutto perché è parte, ha creato, diciamo, anche in altre realtà, altre persone, delle masse critiche in termini di insegnanti formati. E questo è fondamentale, Sì. secondo E me. soprattutto ha mantenuto collegamenti con i colleghi che hanno partecipato ai suoi corsi di formazione, e si è formato, direi, proprio un bel gruppo di giovani docenti. Maria Cristina, penso che tu possa parlare. Prova a parlare, vediamo che succede. Attiva il microfono, se lo vedi. Potete sentirmi? Potete Sì. sentirmi? Sì? No, ho già scritto quello che intendevo dire, perché anch'io nel mio centro ho notato che qualcosa davvero si sta muovendo si sta espandendo a macchiatoio. E anche da noi ci sono dei giovani, un po' dell'età di Daniele, che hanno delle idee interessantissime, insomma, gli allievi stanno superando i maestri finalmente e quindi si arriverà a una scuola diversa. Era questo che volevo dire, unendomi ai complimenti per Daniele, e vedendo che in tutti i centri ci sono dei giovani colleghi che prenderanno il nostro posto e in maniera eccellente, e quindi ringraziarvi.
Ci sono altre domande o Franca e Rosanna vogliono fare altri commenti anche rispetto all'attività precedente? Prendete la parola. Franca? No, volevo solo dire che se c'è qualcuno che vuole fare qualche centro che vuole fare il percorso della biochimica, noi siamo disponibili a dare i materiali e i suggerimenti, ecco, perché insomma ci abbiamo lavorato e quindi ci sono tante cose da rivedere, da modificare. Comunque siamo disponibili, ringraziamo. Ne approfittiamo se riuscite a darci giusto un piccolo input sui vari colori della frutta, quanto punti di forza, punti di debolezza, con chi l'avete fatto. E poi a me interessava anche sapere, questa attività l'avete fatta con insegnanti, suppongo, della scuola secondaria di primo e di secondo grado, insieme o distinti? Perché chiaramente la complessità, come l'avete, con chi l'avete fatta? No, insieme, Questa, no, Rosanna, vuoi scusa, parlare? i colori erano insieme, i colori della frutta e della verdura erano insieme. Sì, Questo erano qui. insieme, abbiamo solo diversificato un momentino le domande, ecco. E la metodologia, perché quelle delle superiori la cromatografia la conoscono, quelli delle inferiori no. Ecco, c'era una. All'interno c'è stato fatto un livello diverso, ecco. Mentre questo era solo per la secondaria, i docenti erano della secondaria di secondo grado. E poi l'altra cosa è l'avete fatto, l'avete detto forse all'inizio, insomma, l'avete fatto questa cosa della banana, ma anche in altri anni, cioè nel senso che hanno potuto sperimentarlo in classe, avete avuto dei feedback rispetto alla sperimentazione in classe con gli studenti? Sì, una parte di questo corso l'avevamo fatto anche 2 o 3 anni fa nella provincia di Bergamo e lì c'erano sia scuola primaria che cioè scuola di secondaria di primo e secondo grado e ci avevano mandato qualcosa, ecco, sugli studenti, eccetera, soprattutto sui livelli di maturazione, l'imbrunimento, queste cose. Okay. E qui purtroppo è mancata questa fase, nel senso che noi abbiamo terminato, io ho terminato, cioè abbiamo terminato il 20 febbraio, abbiamo chiuso il 20 febbraio, perché poi la settimana dopo in Lombardia è cominciata la chiusura delle scuole, il lockdown e così, così via. Quindi abbiamo dovuto perdere, però le colleghe ci hanno mandato, hanno fatto le cosiddette relazioni di laboratorio, no scherzo, cioè le colleghe hanno fatto una relazione su una delle attività che avevano svolto con noi, vedendo quali erano le possibilità di gestirle poi in classe. Purtroppo anche loro non hanno potuto gestire niente perché la scuola si è chiusa. Però in realtà, insomma, perché magari siamo stati tutti un po', ovviamente, tutti scioccati da questo impatto con questa didattica a distanza, ma questa era un'attività che pianificata, insomma, bene, avrebbero potuto fare proprio con gli studenti, diciamo, ritornando appunto proprio perché utilizzava appunto questa banana, questa cosa, insomma, quindi era fattibilissima, diciamo, Sì, sì. poi, però questi colleghi che hanno partecipato a questo corso erano docenti di, come si chiama, di primo Esatto, livello, quindi erano sì, persone che non avevano in mano un po' le attività, per cui secondo me era difficile per loro. Qualcuno ha tentato e ha detto che ci avrebbe mandato poi la relazione, però evidentemente non è, secondo me anche per un problema che, come si chiama, nella gestione proprio anche delle cosiddette piattaforme. Non tutti i docenti erano in grado di fare come Daniele, di manovrare, per cui alcuni avevano già delle difficoltà nel gestire la piattaforma in situazioni di lezione, tra virgolette, frontale. È stato difficile probabilmente fare un'attività a distanza di questo tipo. Sì.
E quindi secondo mio parere il problema è stato uno che non avevano questa grossa dimestichezza con questa metodologia e due poi secondo me sono state anche delle difficoltà proprio di gestione della didattica a distanza. Comunque quello che ho già detto, alcuni colleghi che avevano lavorato anche che sono in contatto con Daniele hanno prodotto del materiale che adesso abbiamo messo sul nostro sito, cioè ci sono altri tre attività di colleghi che hanno lavorato a distanza, che però sono, come dire, docenti che sono anni che seguono corsi di formazione su Lipse. Quindi secondo me è più facile rispetto a chi invece deve gestirselo così, dopo 3-4 incontri, perché in fondo ne avevamo fatti 3-4 e quindi secondo me è difficile. Devi avere un po' più di dimestichezza con questa Sì. metodologia. No, io trovo che questa cosa che è emersa stasera, grazie a questa esperienza di Daniele, eccetera, pone l'accento sulla necessità di strutturare in modo molto rigoroso, in termini di tempi dei processi, insomma, anche dei tempi dell'IPSE, diciamo, con docenti, principianti. Essenziale con la Sì. didattica, mentre in presenza tu riesci ad aggiustare i tempi in qualche modo, aggiustare nel senso di farli seguire la cadenza dei tempi, a distanza devi strutturarli molto bene, molto meglio, il che vuol dire che bisogna scegliere delle attività non particolarmente elaborate, in modo che almeno il primo e il secondo incontro incorporino i tempi. Anche noi abbiamo impiegato tempo, grazie a Angoob, diciamo, siamo stati col campanellino, insomma. Quindi bisogna tenere presente molto questo. Mentre invece delle cose più elaborate, diciamo, un po' più sofisticate, eccetera, si possono fare sicuramente con insegnanti avanzati o più o meno avanzati, insomma. E poi secondo me è importante quello che ha detto anche Daniele, l'abitudine che i suoi studenti hanno con questa modalità di approccio, per cui è anche vero che non è che puoi trasferire questa modalità di approccio online se prima non hai lavorato, cioè perché loro sanno esattamente cosa devono fare. Per questo dico che con i È un principianti, problema. con gli insegnanti principianti, bisogna educarli proprio al metodo, ai tempi del metodo, che è, insomma, fuori, per chi non ne ha fatto già un po', insomma, fuori schema, dei corsi di formazione classici, insomma, in presenza in Italia. Quindi io trovo, in ogni caso, Sì. ribadisco questa cosa, che tutti questi materiali saranno, appunto, prima che me lo scrivete, saranno disponibili nel Moodle, perché, insomma, il Moodle è già il luogo di condivisione dei vari centri IPS, diciamo. Poi magari si deciderà se condividerlo anche altrove. Ne avevamo parlato con Rosanna ieri. In ogni caso, insomma, tutti i partecipanti hanno questo accesso, diciamo. D'altra parte, penso siete tutti soci ANIS, perché altrimenti non stareste qua, insomma. Va bene. Se non ci Va sono bene. altre domande, c'è qualcuno che sta scrivendo. Complimenti ai relatori, complimenti a tutti. Io vi ringrazio tanto. Non so che caldo faccia dalle vostre parti, qui fa tanto caldo. E quindi il fatto che siamo qui a ragionare su queste cose in sé è una cosa di grandissimo valore per l'educazione di questo paese. Bene, allora, una volta tanto, finiamo anche 2 minuti prima. Quindi grazie a tutti e ci vediamo Ciao, giovedì grazie. prossimo. Grazie infinite. Thank you so much, Ruth. Thank you so much. Grazie a tutti. Ok.